Allora, prima intervista parte la nostra trasmissione Sportevent per l'amico Teore Grimaldi. Teore, innanzitutto in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza. Siamo amici da una vita ed è giusto il nostro affetto e il nostro augurio per una stagione ricca di soddisfazioni. Sì, grazie, sei sempre gentilissimo, ti ringrazio e crepi il lupo per questa nuova stagione che sta per iniziare. Di che impatto hai avuto col tuo nuovo ambiente? Bene, non avevo dubbi sulla tifoseria, nel senso che mi aspettavo una tifoseria così calorosa, importante, che ti dà grandi stimoli a lavorare e a cercare di fare bene, perché onestamente anche oggi in un'amichevole alla presentazione, dicevo prima, è una tifoseria da pelle d'oca, quindi non merita assolutamente queste categorie, ma lo dice la storia di questa città e di questa tifoseria. Le condizioni di Raffaele Russo può essere la tua scommessa vincente perché è esploso con la Frattese e reduce da un anno di alti e bassi. No, ma al di là di Raffaele abbiamo un gruppo di ragazzi che con grande abnegazione lavorano, si stanno impegnando e dopo 15-20 giorni, anche oggi, ho visto dei notevoli progressi e questa era la cosa più importante. Allora, mister, il tuo in bocca al lupo alle altre squadre, alle altre avversarie, che sia un girone di eccellenza, bello, competitivo, ma dove vinca sempre il fair play. Sì, sicuramente va il mio in bocca al lupo a tutte le partecipanti al girone A, ma non solo, anche al girone B dell'Eccellenza Campana, che comunque è un campionato importante. Cercando insieme a loro, sperando che sia sempre all'insegna, come dicevi te prima, del fair play e del gioco. In bocca al lupo doveroso anche la tua ex squadra, la Frattese. Ah, sicuramente in bocca al lupo, vabbè, non, è scontato, è la squadra della mia città, non potrebbe essere altrimenti. Poi dopo il lavoro che è stato fatto da me, da De Simone, dai ragazzi che sono passati nei 3 anni che hanno lavorato benissimo e hanno fatto sì che oggi sia a Frattamaggiore ce l'ha di e soprattutto merito nostro. Grazie, mister. Grazie a voi.